2100, i metri da percorrere. L'errore di Ravelby allo stacco. Si porta in vantaggio il numero 4 di Romerus. Anche il 5 va al tabellone, con all'esterno si fa vedere il numero 14, Radiosa Sergio, che non avendo nessuno avanti ha colto partenza formidabile dalla seconda fila. Terzo in corda il numero 10, Ryan Rock. Poi quarto il numero 6, Riempa Più, ok, quinto Rom Guasimo. Si va adesso di fronte con il gruppo in fila indiana, almeno per le prime posizioni. Ora sposta Rom Guasimo. 31 e mezzo, i 400 dopo i 100 iniziali, con Rom Guasimo che subisce un mezzo anticipo da parte di Ryan Rock. Poi si arriva così al paletto dei 600 metri con Radiosa Sergio in 47.1. Natura tutto sommato ancora abbastanza tranquilla, treno esterno di corsa che dietro Rom Guasimo vede il numero 8, runner di Casei. Lo aveva detto Simeoli che avrebbe seguito Rom Guasimo. 800 da 1.3, appena abbondante, si va davanti alle tribune con sempre Radiosa al comando. Rom Guasimo che arriva al suo sediolo e si va adesso al chilometro passato in 1.16.7. Così a affrontare la piegata di destra con il gruppo disposto in pariglia. Ora sposta dalla corda anche Riempe Plu OK, che si va a prendere la terza pariglia dietro runner di Casei. 800 a venire a casa, quando si va ora di fronte con Rom Guasimo che sferra il suo attacco a Radiosa Sergio, pedinato da runner di Casei. Ancora mancano 600 al palo, 14.3 di frazione, con runner di Casei che va in pressione su Rom Guasimo, i due appaiati all'imbocco della piegata conclusiva con il miglio che viene passato in 2-1. Passa runner di Casei, ci prova adesso anche Ryan Rock che va in caccia. Poi si allarga sulla piegata, finisce per confondere il passo, addirittura d'arrivo con al comando runner di Casei, Rom Guasimo che rimane lì, non si dà per vinto, ora va per di dentro Paolo Corrado, cerca di riguadagnare qualcosa, runner di Casei che allarga ma si mantiene in evidenza, runner di Casei che viene a concludere nei confronti di Rom Guasimo e Romerus, mentre finisce a tabellone Ryan Rock. 2.30 i 2000 metri secchi, che con il 100 del lancio fanno qualcosina di meno, siamo sotto l'1.15 al chilometro, quindi si è andati veramente forte. E runner di Casei, Antonio Signoli al doppio, fanno veramente una prestazione ottimale, vengono a concludere con buon margine nei confronti di Rom Guasimo, che alla fine può essere solamente secondo. Terzo posto per il numero 4, Romerus. Quindi 8 al primo, 1 al secondo, 4 al terzo.